Buonasera a tutti, buonasera, scusate del ritardo, siamo riusciti a risolvere il problema tecnico. Porto velocemente i saluti dell'amministrazione comunale di Carasetta e rinnoviamo per il terzo anno il benvenuto alla professoressa Melis dell'Università di Sassari e al suo gruppo di ricerca che per il terzo anno appunto sono ancora nuovamente a Carasetta per portare avanti degli interessantissimi scavi di cui adesso ci parlerà. Questo è un lavoro molto, molto interessante, siamo molto contenti di essere riusciti con tutte le difficoltà, ogni volta arriviamo sempre all'ultimo momento, però riusciamo ogni anno a portare avanti questo importante accordo con l'università, per noi e per Carasetta molto importante. L'aspetto dell'archeologia è sicuramente un aspetto nuovo per Carasetta, penso che negli ultimi anni non si era mai affrontato in questi termini e riveste sicuramente un'importanza rilevante non soltanto per la parte storica ma sicuramente con tutto ciò che comporterà a livello turistico di risonanza a livello non soltanto regionale, nazionale e anche oltre ancora. Comunque siamo tutti curiosi di sentire la dottoressa Melis, lasciamo a lei la parola. Grazie ancora. Buonasera a tutti, grazie, ancora chiedo scusa per questo piccolo ritardo, vorrei esordire con un ringraziamento all'amministrazione comunale per il supporto che in questi tre anni ci ha dato. Questa è la terza campagna di scavo che ci vede qui a Carasetta, si conclude un triennio e anche una concessione di scavo, quindi dall'anno prossimo ci rimboccheremo le maniche per riprogettare e verificare quali percorsi seguire in futuro. Questo è il primo di una serie di tre eventi che abbiamo organizzato quest'anno come nel 2021 nell'ambito del progetto Sharper. Sharper è un progetto che coinvolge numerose università italiane nel quadro di quel più ampio programma europeo che è la Notte Europea dei Ricercatori, una serie di eventi che si svolgono in simultanea a fine settembre di ogni anno in centinaia di università europee. E quindi diciamo che Carasetta farà parte di questo progetto nell'ambito dei pre-eventi, quindi delle manifestazioni collegate alla Notte dei Ricercatori che hanno la finalità di portare la scienza ai cittadini nelle piazze, perché no, nelle aule consiliari. Inizio questa presentazione. Quest'anno ho scelto un tema che prende lo spunto dal ritrovamento di una statuina a Campus Chamain, proprio nel terreno in cui dall'anno scorso stiamo svolgendo una campagna di scavi archeologici. E questo è lo spunto per parlare di un fenomeno importante, tra i più importanti della Sardegna preistorica, e cioè quello dell'arte mobiliare, in particolare delle statuine. Eccola, questa è una testa di statuina in argilla che fu rinvenuta da Gian Piero Vacca, che non ha bisogno di presentazioni, il dottor Gian Piero Vacca, archeologo e grande conoscitore del territorio della Sardegna, del territorio di Carasetta, che conosce, possiamo dire, capillarmente, e che proprio a Campus Chamain rinvenne insieme a altro materiale dello stesso periodo, verosimilmente, questa testa di statuina. Non entrerò moltissimo nei dettagli perché
a questo ritrovamento Gian Piero Vacca con Stefania Pira dedicarono un piccolo studio monografico che fu pubblicato nel 2012 negli atti della 44esima riunione scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. Quindi accennerò solamente a qualche questione. Innanzitutto il luogo di rinvenimento. Questa è una foto aerea che mostra la localizzazione del sito. La stellina gialla indica la localizzazione della prima campagna di scavi che svolgemmo in un terreno privato dei signori Parigi che saluto e ringrazio ancora per la calorosa accoglienza che ci riservarono. Quest'anno e l'anno scorso abbiamo invece lavorato, scusate, metto il puntatore così posso, ecco, abbiamo lavorato in questo terreno. Si tratta di un abitato del Neolitico finale, cioè della prima metà del quarto millennio avanti Cristo, che ricalca le caratteristiche tipiche dei villaggi preistorici della Sardegna, in particolare della Sardegna meridionale, della pianura del Campidano, dell'entroterra cagliaritano. Questa è un'immagine dello scavo di quest'anno, in un momento particolare in cui ci è venuta a trovare la proprietaria, la signora Rachele, che qui vedete in un primo piano, Rachele Sgro, che ringrazio per la disponibilità per l'autorizzazione che ha concesso a svolgere le attività di scavo archeologico. Si tratta di uno scavo che non ha delle emergenze monumentali, ma ha restituito dei reperti archeologici di interesse scientifico. Entrando nel vivo della nostra tematica, vi propongo di svilupparla attraverso quattro argomenti. Innanzitutto una premessa sulle raffigurazioni preistoriche della Sardegna, quindi le raffigurazioni che riguardano il periodo che precede l'inizio della civiltà nuragica. Sui nuraghi sappiamo molto, se si ha una percezione limitata della Sardegna, in ogni caso qualcosa sui nuraghi, un nuraghe l'abbiamo visto tutti. Un po' più fumosa, più misteriosa è la storia della Sardegna che precede questo periodo e che è altrettanto interessante. Ecco, questo è un po' il mio compito oggi, di mostrarvela attraverso un particolare aspetto. Il secondo tema che dovrò per forza affrontare è quello della cronologia, cioè è importante che noi collochiamo nel tempo questi fenomeni. Poi parleremo in particolare delle quindi da tutti i punti di vista, la materia prima utilizzata, le dimensioni, tutti quegli elementi che ci aiutano a formulare delle ipotesi sul loro significato e quindi anche le dimensioni, i gesti, l'abbigliamento, quando c'è, i contesti di rinvenimento, per poter arrivare a ricostruire almeno alcuni aspetti dei rituali ai quali sono legate. E quindi affrontiamo il primo tema. Le figure umane, maschili, femminili o dal genere non certo, si trovano nell'arte parietale, quindi nelle pareti delle grotte naturali o delle grotte artificiali, le Domus Deianas, molti di voi sicuramente le hanno sentite nominare. Domus Deianas significa case di fate, in realtà si tratta di grotticelle artificiali scavate dall'uomo nella roccia. Al loro interno le pareti spesso hanno delle raffigurazioni simboliche, tra le quali anche quelle umane. Come vedete, si tratta di figure filiformi, spesso raffigurate addirittura capovolte,
a indicare il percorso dell'uomo nell'aldilà verso un mondo ipotizzato capovolto. Per quanto riguarda invece l'arte mobiliare, cioè l'arte e le manifestazioni su oggetti mobili, abbiamo diverse raffigurazioni su ceramica. Quella che vi sto mostrando è la più antica raffigurazione umana su ceramica. Si riconosce un viso umano, una faccina con il naso, gli occhi e dietro la realizzazione dei capelli impressi con una conchiglia. Siamo nel Neolitico antico, quindi all'inizio della fase neolitica. Dall'altra parte. Le raffigurazioni proseguono anche nei periodi successivi e troviamo spesso delle silhouette bitriangolari a clessidra. Si tratta di figure umane, chiaramente umane, qui riconosciamo la testa, il collo, le braccia, addirittura qui non si vede molto bene, ma le mani, le gambe e i piedi. E si tratta di figure vestite che talvolta indossano anche delle vesti sofisticate con delle balze, delle pieghe, dei carré che testimoniano un'attività tessile molto sofisticata, molto avanzata. Questo che vi mostro è il celebre piatto con scena di danza rinvenuto nel santuario di Monte d'Accoddi nel nord della Sardegna, vicino a Sassari. Quello che possiamo notare è che c'è una serie di figure, se ne conservano tre, probabilmente ce n'erano altre tre, che si tengono per mano in una scena di danza. Essendo vestite, gli attributi di genere non sono visibili e allora ci si chiede: si tratta di figure femminili o maschili? Non lo sappiamo, tranne in un caso, che è questo, un altro frammento di vaso, questa volta proveniente dalla grotta di Saucade su Tintriolus, sempre nella Sardegna settentrionale, e se osservate attentamente, queste due figure hanno una capigliatura molto folta e riccia e hanno la barba, un bel pizzetto che denota il genere maschile. Oltre ai vasi abbiamo raffigurazioni su pesi da telaio. Qui possiamo azzardare che si tratti di figure femminili. Perché? Perché nel mondo antico e anche nella preistoria la tessitura in ambito domestico era prerogativa della donna, quindi possiamo ipotizzare che si tratti di figure femminili. Addirittura in questo peso da telaio, il peso da telaio ha la funzione in telai verticali di mettere in tensione i fili dell'ordito, appendendo appunto i pesi nella parte inferiore, nell'estremità inferiore dei fili dell'ordito. Qui abbiamo una figura che tiene nelle due mani due pettini che erano utilizzati nella fase della tessitura per compattare il tessuto realizzato. Qui addirittura abbiamo una scena di tessitura con una figura davanti a un telaio con un tessuto già realizzato, una figura con una grande testa, vedete, e in mano ha anch'essa un pettine che è appunto uno strumento per la tessitura. Invece non mi convince l'interpretazione che qualcuno ha dato di queste due protuberanze in altri pesi da telaio come questo, come rappresentazione di seni. Questo perché innanzitutto talvolta la bugna è singola e
poi in altri casi abbiamo delle coppelle, si tratta di segni che hanno una funzione tecnica di indicare una particolare sequenza nel set in un punto in cui l'artigiano avrebbe inserito un filo di colore diverso, un particolare intreccio, una particolare decorazione. E veniamo alle statuine, che costituiscono la parte preponderante dell'arte mobiliare e su cui ci soffermeremo. Ma non abbiamo solo le statuine, la raffigurazione umana si trova anche in supporti diversi. Per esempio, questa è una spatola in osso, rinvenuta sempre nella grotta di Sauca di Sutintirriolu, che termina, vedete, con una faccina umana, indicata semplicemente con i tratti minimi del viso. Qui abbiamo un betilo, cioè una pietra lavorata, allungata, in cui l'aspetto umano è stilizzato nella forma del viso a T, naso e sopracciglia, e al di sotto gli occhietti. Anche questo ciottolo potrebbe ricordare un viso umano. Per quanto riguarda la figura maschile, invece, è sicuramente minoritaria numericamente e talvolta è rappresentata semplicemente da parti anatomiche. Infine abbiamo le statue stele o le statue menhir, come queste che vi mostro. Questa viene da Monte d'Accoddi, ha una grande testa, due seni, e poi probabilmente le braccia e le gambe aperte. Anche qui possiamo ipotizzare una figura umana, i cui occhi sono resi da spirali. E in altri casi abbiamo la rappresentazione dei seni e del viso, con nelle statue menhir anche il naso pronunciato. Parliamo di statuine. Scusate, sono tornata indietro. Parliamo di cronologia. La più antica statuina in assoluto risale al Paleolitico superiore ed è un fenomeno a sé stante, diciamo una parentesi che inizia e finisce con questa statuina, di cui parleremo fra un po'. Resta un vuoto nel Neolitico antico, mentre contemporaneamente in Europa e in Italia iniziano le prime manifestazioni di questo genere. Le prime statuine del Neolitico iniziano proprio con il Neolitico antico. In Sardegna iniziano un po' più tardi, nel Neolitico medio, intorno al 4009, e poi si svilupperanno in stadi diversi nel Neolitico recente, nel Neolitico finale e nell'Eneolitico. Ma entriamo un po' nel dettaglio della cronologia. Questa statuina proviene dal riparo sotto roccia di Sadde a Macomer, in basalto, ed è datata al Paleolitico superiore, tra 12.000 e 10.000 anni fa. Perché? Perché ricorda nelle sue forme le cosiddette veneri del Paleolitico superiore, che troviamo in grande quantità in tutta Europa e che hanno delle caratteristiche precise. Sono rappresentate nude, con i tratti del viso quasi assenti, con i seni accentuati e talvolta anche i glutei, e invece una rastremazione degli arti sino a sfumare e talvolta non vengono rappresentati i piedi. Quindi diciamo che tutte queste caratteristiche sono anche qui. Abbiamo dei glutei prominenti, un solo seno, l'altro è mancante. L'aspetto peculiare di questa statuina è questo. Osservate la testa, non è una testa umana, è un animale. Dobbiamo a Margherita Mussi, una archeologa specialista in preistoria, in particolare in paleolitico, in particolare nell'arte del paleolitico, ha identificato
quest'animale con un prolagus sardus. Il prolago è un animale che è vissuto nel Pleistocene, quindi nella prima parte dell'era quaternaria, durante il Paleolitico, ed è anche sopravvissuto, è l'unico animale che è sopravvissuto anche nell'Olocene, che è il periodo in cui periodo climatico in cui viviamo noi, sino a estinguersi probabilmente alla fine dell'età nuragica. Si tratta di un lagomorfo, una sorta di coniglio, a metà strada tra il coniglio e il topo. E si riconoscono le orecchie, il muso e possiamo escludere che sia un viso umano, una testa umana, proprio anche per la posizione degli occhi. Nell'uomo gli occhi sono posti sullo stesso piano, qui sono su piani paralleli. Facciamo un salto nel tempo e arriviamo al quinto millennio, 4009. Tra il 4009 e il 4004 inizia la prima stagione delle statuine preistoriche, delle statuine prenuragiche, che sono caratterizzate da uno stile naturalistico e volumetrico, da forme mobili, morbide, da forme anche abbondanti se vogliamo, ma non eccessivamente, perché mantengono la loro grande eleganza. E poi entreremo nei dettagli delle manifestazioni. Hanno il naso, hanno gli occhi appena accennati, a volte mancano, spesso manca la bocca, e possono essere sedute o in piedi con le mani disposte in vario modo. Nella seconda metà del quinto millennio, più o meno tra il 4004 e il 4000, nel Neolitico recente, possiamo individuare una fase di transizione che ci permette di percorrere un percorso verso l'astrazione, cioè gradualmente il naturalismo che caratterizza le più antiche statuine va a perdersi. Le statuine diventano più stilizzate, più allungati e anche più allungate e meno prosperose. E arriviamo infatti alla fase successiva, al Neolitico finale, che è caratterizzato dallo stile cosiddetto cruciforme, perché le statuine hanno uno schema con l'asse longitudinale del corpo e un asse trasversale che schematizza probabilmente la posizione delle braccia ad angolo retto, che è presente in alcune delle statuine precedenti. Sono sempre presenti i seni, però come vedete i dettagli naturalistici, i dettagli anatomici tendono a scomparire. Abbiamo il naso è una costante, sempre netto, sempre pronunciato. Talvolta non abbiamo gli occhi, non abbiamo la bocca. Abbiamo i seni e la parte inferiore è stilizzata. Addirittura i glutei, la prominenza dei glutei, sono stilizzati da un gradino che potete vedere nel profilo. L'ipotesi, a mio avviso, più probabile è che la nostra statuina di Campus Chamain sia di questo periodo, perché questa è la categoria di statuine, lo stile di statuine che poi più gli somiglia con le dovute distinzioni. Abbiamo anche in questo caso il naso pronunciato, però è più pronunciato e corto. Inizia ugualmente dalla sommità, mancano gli occhi, però in questa statuina, che viene da Turriga Senorbì ed è la più grande di tutte, 42 centimetri, abbiamo anche leggermente indicato il piano del viso distinto dal collo. Qui invece questo non si ritrova. Tra l'altro questa è in pietra e questa è in ceramica. A
andiamo avanti e arriviamo alla seconda metà del quarto millennio, siamo nel Neolitico antico. Nel quarto millennio si ha la transizione dal Neolitico all'Eneolitico. E qui abbiamo le statuine dello stile cosiddetto a placca traforata. Qui c'è un parziale recupero del naturalismo, perché le braccia sono distinte, sempre comunque nel gesto della posizione ad angolo retto sotto i seni, sulla vita, diciamo così. Però i seni sono presenti, quindi l'indicazione di genere è chiarissima. La parte inferiore è una protuberanza a goccia che ormai ha perso qualunque indicazione anatomica umana. Infine abbiamo un ultimo episodio, facciamo un ulteriore salto temporale all'Eneolitico evoluto per trovare questo frammento di statuina in argilla che proviene dalla cosiddetta capanna dello stregone di Monte d'Accoddi a Sassari. Ed è l'ultimo esempio che ha ancora qualche elemento che ricorda le statuine del quarto millennio, come la resa sintetica di parte delle braccia coniche e basta. In che materiale sono realizzate queste statuine? È importante la materia prima, perché se si tratta di una materia di pregio significa che l'uomo che le ha realizzate per la comunità che ne aveva bisogno ha avuto l'intenzione di realizzare un oggetto di pregio, per cui è andato a ricercare una particolare pietra, per esempio la steatite, non si trova dappertutto, per realizzare un oggetto di pregio. Talvolta sono in pietra, altre volte sono in argilla, quindi una materia prima comune per realizzare oggetti di non grande pregio. Talvolta infatti sono realizzate con uno scarso investimento tecnico, perché l'obiettivo non era tanto realizzare un oggetto prezioso quanto realizzare un oggetto simbolico. E quindi diciamo che nel quinto millennio viene utilizzata la pietra, l'argilla o l'osso. Nel Neolitico finale, invece, quindi tra il 4000 e il 3500 circa, non esistono, almeno non ne ho conoscenza, statuine in osso, ma solo in pietra e in argilla. E così anche per l'Eneolitico antico e per la fase finale, l'unico esemplare che vi ho appena mostrato. Da un punto di vista tecnologico possiamo dire che gli studi sono rarissimi in Sardegna e faccio riferimento alla pubblicazione di Gian Piero Vacca e Stefania Piras, che hanno osservato proprio questo scarso investimento tecnico nella realizzazione sia della statuina di Campo Chamain, sia in un'altra rivenuta sempre dal nostro Gian Piero Vacca a Canai, nell'isola di Sant'Antioco, un altro importantissimo insediamento coevo. Un altro aspetto da tenere in considerazione sono le dimensioni. Le statuine non hanno le stesse dimensioni. Qui vi mostro due casi limite. La più grande, quella di Turriga di Senorbì, 42 cm, e questa da San Michele, che è piccolissima, come vedete, 5 cm senza la testa, quindi 6 cm con la testa. È possibile che questa variabilità dimensionale corrispondi a una diversa funzione? È possibile, ma non ho una risposta certa. Però diciamo che l'ipotesi è concreta, perché si basa su un dato oggettivo. Evidentemente la statuina di Turriga doveva avere un ruolo importante in un contesto cultuale importante, mentre questa piccola statuina poteva semplicemente essere deposta in una posizione anche non necessariamente di grande visibilità.
E arriviamo ai gesti. I gesti, come tutti gli aspetti di cui stiamo parlando, contribuiscono a costruire quel linguaggio simbolico di cui le statuine sono uno strumento. L'arte è la più antica forma di comunicazione. Nella preistoria non c'è la scrittura. L'arte è per noi, specialisti di preistoria, ha la stessa importanza che ha la scrittura per gli storici e gli archeologi che si occupano di periodi più tardi. È una forma di comunicazione simbolica. E anche i gesti che assumono le statuine rimandano a un codice il cui significato preciso ci sfugge, ma che corrisponde evidentemente a dei contenuti precisi. Intanto partiamo da quelle del Neolitico Medio, quindi siamo più o meno 4.900-4.400 a.C. Come vedete possono essere in piedi, stanti oppure sedute, come questa che viene in alabastro da Kunjao e De Marco. Importante anche la posizione delle braccia. In alcuni casi sono distese lungo i fianchi e qui osserviamo anche il particolare naturalistico delle mani. In questa statuina sono invece sui seni, anche questo è un gesto, attenzione, che noi troviamo in statuine di altre regioni europee. Questo cosa significa? Ve lo anticipo, ma ne riparleremo. Che questi gesti, queste produzioni, hanno le loro peculiarità sarde, ma rientrano in un fenomeno più importante, più generale e più vasto che riguarda l'Europa e il Mediterraneo e fanno parte quindi di un linguaggio comune, cioè di un linguaggio che ha degli elementi comuni. Questo non ci deve stupire perché durante il Neolitico l'uomo percorre via terra e via mare chilometri e chilometri, spinto dalla ricerca di materie prime, dalla ricerca di luoghi dove vivere e dove installare i propri insediamenti. Un'altra posizione delle mani è quella ad angolo retto. Un particolare curioso della statuina di Kunjao e De Marco è la posizione dei pollici in su. E questa la ritroviamo anche in un'altra statuina del Neolitico recente, leggermente più tarda. Quale potesse essere il significato, purtroppo non ve lo posso dire perché lo ignoro. Però è evidente che non è casuale, non può essere casuale. In quest'altra statuina troviamo un'altra posizione, vedete la mano destra sulla coscia, la mano sinistra sempre sulla coscia vicino all'inguine. Anche qui vedremo che in altre zone del Mediterraneo troviamo delle analogie. E infine abbiamo un unico caso di curotrofos, cioè la figura della nutrice, una figura con in mano un bambino, purtroppo è mutila, viene dal territorio di Perfugas, Sos Baduledosos, ed è esposta proprio al museo di Perfugas. Si intravede parte del fanciullo e la mano destra, che lo tiene. Voglio subito farvi osservare un particolare. Si tratta di una figura femminile, per forza, la nutrice è una figura femminile, però vedete, non si vedono i seni. Questo però non toglie che si tratti di una figura femminile. Qualcuno ha messo in dubbio che le statuine del Neolitico sardo siano femminili, in particolare proprio quelle del Neolitico Medio. Torno un attimo indietro, vedete, non hanno
seni prominenti evidenti. Però sia questo caso della nutrice, che non può che essere femminile, sia l'assenza dell'organo maschile, quindi l'argomentum ex silentio, ci porta a ritenere che si tratti comunque di figure femminili. Alcune statuine del Neolitico medio, che sono quelle più parlanti, quelle che hanno la massima espressività, sono elementi dell'abbigliamento, in particolare un copricapo che nell'esemplare che vi sto mostrando da Cucullus Arriu, il più famoso in assoluto, è particolarmente ricco, vedete, riccamente decorato, con un elemento cilindrico basso da cui partono tre pendenti traforati, realizzati chissà forse con delle fibre tessili, lana, lino, oppure dei semplici copricapi sempre cilindrici con delle decorazioni come potete vedere qui. In alcuni casi sembra individuare una sorta di capigliatura, di pettinatura a calotta, oppure un velo, perché no? Le statuine del Neolitico finale sono meno espressive, però anche qui, quelle, soprattutto quelle di terracotta, mantengono in parte il naturalismo. Anche qui vediamo per esempio il gesto delle mani sotto i seni, in realtà qui sul petto. E talvolta, oltre all'esemplare cruciforme che sintetizza le braccia ad angolo retto, abbiamo in quelle in terracotta queste raffigurazioni che potrebbero sintetizzare il gesto delle braccia aperte. Le braccia aperte o le braccia sollevate sono gesti dell'orante, quindi potrebbero essere delle figure in preghiera. A volte sono in piedi, a volte sono sedute. Ancora, nell'ambito dell'abbigliamento e degli ornamenti, questa statuina che proviene sempre dalla grotta di Saucate Sud in Tiriolo, ricca di manifestazioni artistiche, ha chiaramente una collana, è nuda, ha questa collana che cade tra i seni e poi anche è visibile anche all'esterno. In qualche caso, rarissimo, sono vestite. Questa, da Cucullus Arriu, vedete, ha chiaramente una gonna con delle pieghe indicate da queste linee, e questo motivo a V potrebbe essere o il bordo della veste, oppure, nel caso si trattasse solo di una gonna e il resto fosse nudo, potrebbe essere una collana, propendo più per la prima ipotesi. Qui abbiamo invece questa raffigurazione di una statuina con i capelli che sono riversati in avanti e coprono parzialmente il viso, del quale sono raffigurati sono due grandi occhi. Ancora un personaggio particolare, forse mascherato, perché questo naso non sembrerebbe un naso umano, e addirittura potrebbe avere una tunica. Siamo però sempre nel mondo femminile. Arriviamo alle figure dell'Neolitico antico, che sono sempre nude, sempre in piedi, con scarsi dettagli anatomici, l'abbiamo detto, però in due casi, uno in pietra e uno in ceramica, abbiamo queste tacche nelle spalle e nelle braccia, sia nella parte posteriore, che potrebbero essere interpretate come tatuaggi. E vi propongo l'immagine della famosa mummia del Similaun,
contemporanea a queste raffigurazioni che, come forse sapete, aveva decine e decine di tatuaggi in tutto il corpo. Quindi possiamo ipotizzare la pratica del tatuaggio per fini estetici, per fini curativi. Non voglio entrare in questo discorso che sarebbe molto lungo, probabilmente comunque per entrambe le finalità. Anche questo probabilmente era un'usanza attestata in Sardegna. E arriviamo ai contesti. Analizzare il contesto di rinvenimento ci aiuta a interpretare le statuine. È ben diverso se sono state trovate in un insediamento, in un villaggio o in una tomba. Partiamo da quelle più antiche del Neolitico Medio. Come potete vedere da questo grafico, c'è una grande percentuale di statuine che sono state ritrovate in tombe ipogeiche a forno. Ora, questa statistica in realtà è condizionata dal fatto che si tratta di un unico sito, che è la necropoli di Cucuruzarriu a Cabras, dal quale provengono 13 statuine, e quindi è chiaro che c'è questa concentrazione. È una necropoli importantissima, vi mostro qualche immagine, perché vi possiamo individuare un rituale funerario codificato che si ripete nello stesso modo nelle diverse tombe, con le stesse caratteristiche, cioè lo stesso tipo di tomba, una tomba col pozzetto di accesso dal quale si entra in una camera piantellitica e copertura a forno, all'interno del quale c'è l'inumazione. Vedete, questo è il corpo rannicchiato in posizione contratta, quindi su un fianco, e intorno il corredo e le offerte. Abbiamo qui decine di punte in osso a lavorazione totale, probabilmente delle zagaglie. Chissà, si trattava forse di un antico pescatore di Cabras. E poi anche un pasto rituale, vedete un vaso con delle conchiglie e la statuina. La statuina che era in questa posizione. Attenzione, osservate la posizione delle braccia. Il braccio sinistro è disteso lungo il fianco, il braccio destro è piegato, vedete, con la mano a pochi centimetri dalla statuina. Probabilmente quando è stato inumato la statuina è stata collocata nella sua mano. Perché? Forse con una funzione protettiva, con una funzione amuletica, chissà. Sulle statuine di transizione non abbiamo molti dati perché non sono ben definite da un punto di vista cronologico e culturale. In ogni caso si rinvengono sia in tombe sia in insediamenti. Quelle in argilla, attenzione, sempre preferibilmente in insediamenti. Un dato importante proviene dalle statuine del Neolitico finale. Guardate. La gran parte delle statuine in argilla proviene dagli abitati, mentre quelle in pietra vengono prevalentemente da tombe oppure da santuari, da grotte con funzione cultuale, per esempio. Cosa significa questo? C'è evidentemente una differenza. Abbiamo detto che le statuine fittili sono spesso realizzate velocemente, non hanno un grande pregio estetico. Possiamo probabilmente fare quindi una distinzione tra culti domestici e quindi oggetti non particolarmente di pregio, e culti funerari che richiedono oggetti speciali. Però la valenza simbolica esiste in entrambi i casi. Ancora una particolarità e un cambiamento avviene all'inizio dell'Eneolitico. Perché? Innanzitutto le statuine sono quasi tutte in pietra. Vedete?
sono pochissime quelle, queste qui in bordo sono quelle in ceramica, e soprattutto provengono prevalentemente da contesti funerari. Cosa significa? Che i culti domestici vengono meno e le statuine vengono prodotte prevalentemente, quasi esclusivamente, per una destinazione funeraria. Evidentemente tra il neolitico e l'eneolitico cambia qualcosa, evolve, la società evolve, la cultura evolve, si trasforma. Parlando di funzione, e nel tentativo di carpire alcuni gesti rituali, ho potuto osservare in questo frammento di statuina in marmo che proviene dal santuario di Monte d'Accoddi una particolarità. Vedete questa parte più chiara? Ecco, qui la superficie della statuina è praticamente lucidata rispetto al resto che è, sì, rifinita ma non lucidata. Mi viene in mente, vi sarà capitato di vedere anche nelle chiese delle statue che vengono toccate dai fedeli che poi si fanno il segno della croce e nella ripetizione decine, centinaia di volte quella parte diventa lucida o perde colore o assume una tonalità brillante. Immagino che la stessa cosa sia successa qui. Tra l'altro alcune statuine hanno la parte frontale più rifinita della parte posteriore. Questo significa che forse venivano esposte, accostate a una parete ed erano visibili solamente nella parte frontale. Addirittura il professor Azzeni nella necropoli di Montesuo a Villa Peruccio rinvenne nella parete di una Domus Deianas una cavità che riproduceva la silhouette in negativo di una statuina di queste cruciformi. Probabilmente la statuina veniva collocata, incastrata proprio in quella cavità e quindi visibile solo dalla parte frontale. Abbiamo anche i casi di restauro. Nelle statuine a placca traforata, soprattutto il collo, la parte più fragile, in alcuni casi fu restaurato, vedete abbiamo due fori di restauro che permettevano di risaldare con un elemento, una cordicella, il collo alla parte restante. Oppure abbiamo fenomeni di riciclo, cosa significa? Recupero dell'oggetto ma con un'altra funzione, oppure di defunzionalizzazione. Questa testa di statuina, sempre del gruppo proveniente da Monte d'Accoddi, ha delle schegge lungo il bordo, le vedete bene, che il professor Ercole Contu, che scavò il santuario negli anni 50, interpretò come una rifunzionalizzazione, cioè secondo lui questa statuina fu riutilizzata come pestello. Una ipotesi alternativa è che queste schegge siano un gesto di defunzionalizzazione, cioè di fratturazione, frammentazione rituale, quindi sia stata pestata. Perché la frammentazione rituale è un tema affascinante che è legato alla deposizione di oggetti che vengono rotti, che perdono la loro funzione pratica che avevano normalmente, ma vengono comunque deposti, quindi acquisiscono un significato. Questo potrebbe essere un caso. Prima di concludere vorrei mostrarvi questa immagine che vi dà un'idea del fatto che le statuine sarde non sono sole. Si tratta di migliaia di statuine che provengono dall'Europa orientale, a partire dal neolitico antico più antico, cioè quello preceramico. Stiamo parlando di 12.000-10.000 anni fa, quindi un periodo molto antico. Nel vicino Oriente il neolitico inizia prima che
che nell'Europa occidentale, nel Mediterraneo occidentale, quindi anche in Sardegna, e vedete che poi evolve in forme diverse, però se fate attenzione in ognuna di queste voi trovate una piccola particolarità che abbiamo anche visto nelle nostre statuine sarde. Qualche esempio dall'Italia. Come ho detto prima, nella penisola italiana il fenomeno delle statuine inizia subito con l'inizio del neolitico, con la neolitizzazione. Questa statuina proviene da Favella, siamo nell'Italia meridionale, nel circa 6.000 anni fa, quindi nell'ambito della ceramica impressa arcaica. Un altro esempio più recente, siamo nel 4005, possiamo anche qui osservare qualche analogia da lontane, qualche lontana parentela, i glutei prominenti, il gesto delle braccia, l'obesità. Però nel complesso si tratta di statuine diverse. Qui siamo invece nell'Italia settentrionale, ancora intorno più o meno intorno al 4004. Questa statuina è stata trovata a Vico Fertile in una tomba femminile e rappresenta una figura importante, seduta col solito gesto delle braccia ad angolo retto, nuda, realizzata in argilla con una fattura mediocre. Però non era quello l'intento, non era l'interesse del ceramista, non era quella di creare un oggetto diciamo tecnicamente elevato, ma simbolicamente importante. Anche qui possiamo notare un grande naso, il volto nello schema T, manca la bocca. Sembrano, io parlo di statuine mute, manca quasi sempre la bocca, e anche questo probabilmente non è privo di significato. E poi ha anche una bella capigliatura indicata posteriormente. Muoviamoci nel Mediterraneo, qui siamo nelle isole Cicladi. L'arte cicladica, nell'ambito dell'arte cicladica c'è una importante produzione di statuine e statue, perché si tratta anche di statue a dimensione superiore al normale. Nel secolo scorso si parlava per le statuine, soprattutto del Neolitico finale, di statuine di tipo cicladico, e si pensava che potessero essere state influenzate dall'arte cicladica, se non fosse che le nostre sono più antiche, e quindi si tratta di fenomeni convergenti che semplicemente mostrano delle analogie proprio in virtù di quel linguaggio mediterraneo di cui fanno parte sia le Cicladi che la Sardegna. E spostandoci ancora nel Mediterraneo, qui siamo a Malta, che ugualmente ha prodotto nel quarto millennio statue e statuine obese. Abbiamo la cosiddetta Dea Dormiente di Alsafleni, abbiamo delle figure, vedete, con delle prosperità, delle silhouette obese, simbolo di fertilità, simbolo di ricchezza, di fecondità, sono spesso vestite con un gonnellino che termina a frange, che evidentemente è un abito rituale, perché lo ritroviamo spesso. E abbiamo anche il caso delle figure in coppia. Le statuine sarde sono sempre singole, o se sono realizzate in gruppi sono comunque, noi non lo possiamo percepire, sono comunque separate. Questo è proprio un gruppo sul scultoreo. E poi abbiamo anche le figure nude, in piedi o sedute. E vedete, anche qui abbiamo la posizione delle braccia ripiegate sui fianchi, un po' come le nostre sardine sarde. E mi avvio alla conclusione per fare un pochino una sintesi. Intanto, che cosa emerge? Emerge il ruolo
preponderante delle figure femminili nell'arte mobiliare del Neolitico. La figura maschile è quasi assente, possiamo dirlo. Questo cosa significa? Significa che la donna aveva un ruolo importante, aveva una dignità e un ruolo sociale di rilievo. Donne, madri, possiamo rispondere affermativamente a queste prime due domande, perché abbiamo individuato degli indizi che ci permettono di ipotizzarlo. Che si tratti di divinità è tutto invece da dimostrare. La vecchia teoria della dea madre, di cui avrete sentito parlare e ahimè continuerete a sentire parlare, perché molti ancora, anche colleghi, sono affezionati a questa terminologia, è in realtà ormai desueta. L'archeologia come scienza non parla di dea madre, non definisce le statuine divinità, perché si tratta di un concetto specifico estremamente preciso. Si tratta di figure sicuramente legate al mondo della religione, a culti legati alla fertilità, la fertilità della donna, ma anche la fertilità della terra. Siamo nel Neolitico, l'agricoltura è sicuramente l'attività primaria più importante e quindi propiziare la fertilità della terra era un'istanza delle comunità neolitiche sarde. Sono quindi queste statuine strumenti di una comunicazione simbolica che evidentemente erano condivisi dalle comunità, perché era importante che fossero comprensibili, che il messaggio potesse essere recepito. E avevano un ruolo in culti domestici, abbiamo visto, e anche in culti funerari, perché li troviamo nelle tombe. Le figurine sarde, hanno la loro peculiarità. Vi ho mostrato degli esempi da altri contesti extrainsulari. In ogni regione troviamo le proprie peculiarità, nell'ambito però di un linguaggio comune, universale, europeo e mediterraneo. E vi ringrazio. Allora, se c'è qualche domanda, oppure se Gian Piero vuol venire a dire qualcosa sulle circostanze di ritrovamento, si faccia avanti. Due parole, perché forse siete anche tutti molto stanchi. Prego. Forse perché si senta in streaming deve venire al microfono. Sì. Questa è una bella domanda. È vero. Allora, per quanto riguarda la Sardegna, è possibile intanto ipotizzare che la società neolitica sarda sia una società pacifica. Pacifica e non in competizione, questo lo possiamo dire con certezza, perché osserviamo nella distribuzione territoriale degli insediamenti che spesso sono molto vicini e quindi condividono le risorse naturali, non ci sono barriere, non ci sono mura difensive. Quindi l'idea che ci possiamo fare della società, soprattutto del quarto millennio, è di una società ricca, benestante e pacifica. Con il Neolitico, quindi già con soprattutto in Sardegna, in altre regioni prima, in Sardegna lo notiamo nel terzo millennio,
Si assiste probabilmente a un impoverimento delle terre perché sfruttate eccessivamente con i lavori agricoli. È possibile anche un inaridimento per questioni climatiche. Questo cosa porta? A spostamenti e alla ricerca di nuove risorse. E quindi alla competitività territoriale. La competitività porta allo scontro, alla guerra, e la guerra è maschile. E quindi emerge il ruolo eminente dell'uomo. E questo lo possiamo osservare anche nei corredi funerari, dove compaiono le armi, in particolare il pugnale, che è l'arma per eccellenza. E quindi lentamente la figura femminile perde probabilmente quel suo ruolo di madre, in realtà lo mantiene, ma viene messa in ombra, è possibile, dal ruolo preeminente dell'uomo guerriero, che poi con l'età del bronzo sarà ancora di più enfatizzato e ancora nelle epoche successive. Buonasera, non so se si senta, io non ho preparato alcun discorso per nessun intervento sostanzialmente. Posso forse ricordare due cose circa le condizioni e i tempi di ritrovamento di questo manufatto, ritrovamento che risale ormai francamente parecchio tempo fa. Stupisce, no? Che molti, in un certo senso me stupisce che molti miei concittadini non ne sappiano quasi nulla. È avvenuta questo ritrovamento casuale, ha avuto luogo nel 1996, se non ricordo male, nel corso di una delle mie perlustrazioni, chiamiamole così, o passeggiate in campi aperti, non che non avessero un proprietario, ma i proprietari bonariamente, devo dire, tante volte mi hanno consentito l'accesso, il passaggio, e di questo li ringrazio. Questa statuina è stata trovata esattamente nel campo che l'equipe della professoressa Melis, che ringrazio e della quale mi pregio di far parte, sta procedendo con gli scavi archeologici per la terza stagione consecutiva a partire dal 2021. Ero là e una persona che conosco, che non è più tra noi, aveva arato il campo da poco, c'era stata una pioggia molto forte che aveva esposto molti materiali archeologici. Siccome però ero già stato molte volte in quel campo, io non pensavo che avrei potuto trovare nulla di più di quello che avevo già raccolto là. E giunto sul limitare di questa proprietà, a un certo punto, se così posso dire, mi sono un po' sentito osservato, ma in certo senso si potrebbe dire così, perché ho fatto qualche passo oltre la statuina quando la mia mente ha realizzato che sì, forse era proprio una statuina, ma però non potevo credere di avere un colpo di fortuna così, così eclatante. Dal mio punto di vista è un colpo di fortuna, no? Un segno, se volete, di buona sorte. Quindi mi giro, torno indietro, ci siamo guardati e sono rimasto qualche secondo proprio totalmente immobile, era in piedi, per così dire. Stranissima questa circostanza, del tutto casuale evidentemente, ma mi ha colpito molto. Quindi ho questi 2-3 secondi di stasi, no? Anche psichica forse. Dopodiché ho fatto un salto, l'ho presa in mano e niente, me la sono guardata così, ho detto beh, piacere. Sono Giampiero, grazie per esserti fatta trovare. Però non è rimasta in casa mia neppure 24 ore, perché io ho chiamato immediatamente
l'allora assistente superiore agli scavi, il signor Antonio Zara, che mi ha aiutato molto, mi ha introdotto moltissimo nell'ambiente delle ricerche archeologiche del Sulcis, mi ha favorito in tutte le maniere che lui ha potuto. E la mattina dopo lui andava a Carloforte, doveva prendere il traghetto insieme al compianto dottor Bernardini. Io avevo la statuina qui in una taschina della camicia e non mi disse neppure buongiorno, mi disse dov'è la statuina, e io la feci uscire così dalla taschina e lui dice questa la prendo io. Quindi da allora questa statuina io ho potuto rivederla soltanto in un'altra circostanza, quando ho avuto l'occasione di fotografarla e disegnarla per l'articolo del quale la professoressa Melis vi ha fatto cenno in principio di questa presentazione. Per farla breve, una delle ragioni per le quali noi stiamo, mi sembra di poterlo dire, professoressa, per le quali stiamo scavando là è la speranza che si trovi d'altra parte, perché se valgono le proporzioni, ecco, che noi abbiamo visto nella statuina di Turriga, alla quale statuina la nostra calasettana può avvicinarsi in qualche modo dal punto di vista stilistico, se non dal punto di vista della materia prima, dobbiamo immaginare un oggetto di grandi, di ragguardevoli dimensioni, ecco, una cosa veramente notevole. Però per adesso non abbiamo trovato questo. Un sacco di cose interessanti delle quali non sono autorizzato a parlare sono saltate fuori, ma questa statuina, l'altra sua parte, ancora non so se la troveremo mai. Ora finisco questa mia breve ricordo più che altro, però esprimendo anche un auspicio. Infatti ho detto che si trova a Sant'Antioco, si trova nei depositi della soprintendenza, e non posso negare che sarei, non dico l'uomo più felice della terra, sicuramente sarei felice di sapere che un giorno o l'altro questa statuina possa tornare, posso usare questa espressione, possa tornare a casa, possa tornare qui da noi e noi troviamo la maniera di esporla in maniera, in modo dignitoso, ecco, in modo tale anche che tutti possano apprezzarla, ecco. E credo che questo sia proprio tutto quello che posso dire in questa circostanza. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Buonasera. Bene, allora io vi ringrazio per la pazienza e vi auguro una buona serata. Arrivederci a tutti.